Oggi affrontiamo i giorni di pagamento dei fornitori, conosciuti anche come DPO. DPO è l'acronimo di Days Payables Outstanding, letteralmente giorni di dilazione concessi dai fornitori. Questo indice è molto importante in quanto misura la capacità dell'impresa di onorare i propri impegni commerciali. Vediamolo in formula. I giorni medi di dilazione concessi dai fornitori si calcolano rapportando i debiti verso fornitori che troviamo a bilancio agli acquisti giornalieri realizzati dall'impresa. Quando parliamo di acquisti, intendiamo non solo l'acquisto di merce, ma anche l'acquisto di servizi. Attenzione che anche in questo caso, così come avviene per i crediti, bisogna considerare quello che è l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, quindi l'IVA, che dovrà essere necessariamente scorporata dall'importo dei debiti prima del calcolo dell'indice. Tenete a mente anche in questo caso che l'IVA può essere anche inferiore al 22%, ad esempio nel caso in cui un'azienda compri dei beni che possono essere ad esempio dei beni alimentari oppure di un'azienda che si fornisce all'estero. Giorni di pagamento troppo lunghi possono essere indice di una difficoltà dell'azienda a onorare i propri impegni commerciali presi con i fornitori. Quando gli istituti di credito vedono un indice di questo tipo in crescita, potrebbero dedurre una difficoltà dell'azienda di entità importante.